Oggi è in campo anche la lista dei 30 candidati del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Carpi, una lista con competenze diffuse che daranno un valore aggiunto alla campagna elettorale e al nuovo Consiglio Comunale, una lista fatta di donne e uomini rappresentativi del territorio, del mondo produttivo, del mondo del lavoro, del mondo delle rappresentanze culturali, sociali, del mondo dell'associazionismo diffuso nella nostra città. Una lista composta per metà di donne e per metà di uomini, quindi con un chiaro segnale di genere. A questo proposito noi presenteremo l'ordine alfabetico della lista stessa con l'alternanza di un nome di donna e di un nome di uomo, proprio per dare risalto a questa nostra scelta politica, e infine una lista con un chiaro segnale di rinnovamento della politica. Quasi tutta la lista, i due terzi, sono composte da persone alla prima esperienza come candidate al Consiglio Comunale, la media di età è di 41 anni, metà della lista è fatta di persone con età inferiore ai 40 anni, e quindi in un paese in cui il rinnovamento, l'innovazione, soprattutto in politica, vengono proclamati ma quasi mai poi con i riscontri veri nei fatti, Carpi si conferma una realtà in cui l'amministrazione, i partiti, in particolare il Partito Democratico, riesce a fare questo.